no alle dimissioni anticipate è la richiesta della maggioranza di centrosinistra che governa la provincia di Taranto, avanzata al presidente Gianni Florido del Partito Democratico. Lo stesso presidente aveva ventilato questa possibilità nelle scorse settimane alla luce del ridimensionamento sia di competenze che finanziario delle stesse province nell'ambito delle decisioni assunte dal governo e dall'accorpamento della provincia di Brindisi a quella di Taranto. Ecco perché nella prima riunione di giunta post-feriale a Florido è stato consegnato un documento elaborato dal vicepresidente Costanzo Carrieri del PD e condiviso sia dagli assessori che dai consiglieri di maggioranza. Il previsto accorpamento delle province di Brindisi e Taranto prefigura uno scenario del tutto nuovo. Le ripercussioni sul piano sociale, culturale ed economico sono tutte da verificare, si legge nel documento. Dal contributo offerto alla concertazione istituzionale e agli investimenti per l'edilizia scolastica e la manutenzione stradale, dalle opere pubbliche alla promozione territoriale, da un'oculata gestione delle sempre minori risorse finanziarie a disposizione alle misure adottate per migliorare la qualità della vita, la provincia di Taranto ha sempre svolto, dicono egregiamente, la sua parte. Noi, prosegue la missiva, siamo altresì convinti che questa significativa stagione politica e istituzionale debba essere preservata ed anzi portata a termine in ossequio al mandato elettorale ricevuto dai cittadini di Terra Ionica. Tutti, sostengono consigliere ed assessore, avvertiamo il dovere di completare quelle opere descritte nel programma elettorale con il quale nel 2009 abbiamo ottenuto il necessario consenso per amministrare il territorio in continuità con l'ottimo lavoro svolto nel quinquennio precedente. Più in generale poi Taranto e la Terra Ionica stanno affrontando sfide particolarmente impegnative, tra le quali spicca la battaglia contro l'inquinamento in una prospettiva di progressiva ambientalizzazione dell'apparato industriale. Sarebbe pertanto inopportuno, proseguono, se la provincia di Taranto si chiamasse fuori proprio ora da questo nuovo ciclo, del quale fanno finalmente parte anche i superiori livelli istituzionali, e cioè la Regione Puglia e il Governo Nazionale. Caro Presidente, e qui l'appello della maggioranza a Florido, alla luce di queste considerazioni, ti invitiamo a condividere con noi ulteriori momenti di approfondimento di questi importanti temi e, se del caso, a rivedere la tua annunciata decisione di dimetterti dalla carica di Presidente della Provincia.